del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 6 agosto 1919. Passo i miei giorni amarissimi, il mio povero cuore è come pietrificato dal dolore della privazione di chi forma la mia vita, il mio tutto, e sebbene rassegnata però non posso fare a meno di lamentarmi col mio dolce Gesù quando quasi di volo o mi passa davanti o si muove nel mio interno e ricordo che in questi lamenti una volta mi disse: l'abbandono in me è immagine di due torrenti, che uno si scarica nell'altro con tale impeto che le acque si confondono insieme, e formando onde di acqua altissime giungono fino a toccare il cielo, tanto da rimanere asciutto il letto di quei torrenti. E lo scroscio di quelle acque, il loro mormorio, è tanto dolce ed armonioso che il cielo, nel vedersi toccato da quelle acque, si sente onorato e risplende di nuova bellezza, ed i santi a coro dicono: questo è il dolce suono e l'armonia che rapisce di un'anima che si è abbandonata in Dio. Com'è bello, com'è bello. Un altro giorno mi disse: di che temi? Abbandonati in me e resterai circondata da me come dentro d'un circolo, in modo che se vengono nemici, occasioni, pericoli, avranno a che fare con me, non con te, ed io risponderò per te. Il vero abbandono in me è riposo per l'anima e per me lavoro. E se l'anima è inquieta, significa che non sta abbandonata in me. Giusta pena a chi vuol vivere a sé
è l'inquietudine, facendo a me un gran torto e a sé un gran danno. Un altro giorno mi lamentavo più forte ancora ed il mio amabile Gesù, tutto bontà, mi disse: figlia mia, chetati. Questo tuo stato è il vuoto che si sta formando al secondo preparativo dei nuovi castighi che verranno. Leggi bene ciò che ti ho fatto scrivere e troverai che non tutti i castighi si sono verificati ancora. Quante altre città saranno distrutte, le nazioni continueranno a schierarsi, una nemica dell'altra, e dell'Italia. Le sue nazioni amiche si faranno le sue più fiere nemiche. Perciò pazienza, figlia mia, quando il tutto sarà preparato per richiamare l'uomo, verrò come prima da te e pregheremo e piangeremo insieme per l'uomo ingrato. Tu però non uscire mai dal mio volere eterno. Ciò che si fa nella mia volontà acquista un valore eterno, immenso e infinito. È come moneta che sorge e che mai si esaurisce. I più piccoli atti fatti nel mio volere restano scritti a carattere incancellabile. Siamo atti eterni, perché un volere eterno ci ha animati, formati e compiuti. Succede come ad un vaso di creta in cui si mette il liquido oro e l'artefice da quell'oro liquefatto vi forma gli oggetti d'oro. Forse perché quell'oro è stato liquefatto nel vaso di creta si dice che non è oro? Certo che no. L'oro è sempre oro, in qualunque vaso si potesse liquefare. Ora il vaso di creta è l'anima. La mia volontà è l'oro. L'atto d'operare della creatura nella mia volontà concuoce la mia volontà con la sua e si liquefanno insieme. E da quel liquido, io, divino artefice, formo gli atti d'oro eterno, in modo che io posso dire che sono i miei e l'anima può dire che sono i suoi. 3 settembre 1919. Stavo lamentandomi col mio dolce Gesù del mio povero stato e come sono rimasto un essere inutile che non faccio nessun bene. Quindi a che pro la mia vita? E il mio amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, il pro della tua vita lo so io, ne spetta a te investigarlo. Ma sappi però che il solo fonderti in me tutti i giorni e parecchie volte al giorno serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni, perché solo chi entra in me e prende il principio da me di tutto ciò che fa può equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto. Può equilibrare da parte delle creature la gloria del Padre, perché stando in me un principio eterno, una volontà eterna, potetti equilibrare tutto, soddisfazione, riparazione e gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti. Sicché come tu entri in me, viene a rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della Maestà Eterna. E ti pare poco ciò? Non senti tu stessa che non ne puoi fare a meno e che io non ti lascio se prima non ti vedo fonderti in tutte le mie singole parti, per ricevere da te l'equilibrio di tutte le riparazioni sostituendoti a nome di tutta l'umana famiglia? Cerca per quanto è da te di ripararmi in tutto e per tutto. Se sapessi quanto bene ne riceve il mondo quando un'anima senza l'ombra dell'interesse personale ma solo per mio amore si eleva fra il cielo e la terra unita con me ed equilibra le riparazioni di tutti. Bene, questa mattina il Signore ci parla anzitutto dell'abbandono e poi dell'importanza della fusione nella divina volontà. Ecco. Abbandono e fusione nella divina volontà, ecco, può essere tranquillamente una sorta di titolo da dare a questa meditazione. L'abbandono è una connotazione tipica sia della vita cristiana, ma assolutamente fondante, basilare, oserei dire, della vita nella divina volontà. Ecco, l'abbandono significa semplicemente molto chiaramente gettarsi senza nessuna forma di remora né di resistenza nelle mani e nelle braccia di qualcun altro. Abbandono significa smettere di pensare a se stessi, alle proprie cose, al futuro,
alle condizioni in cui ci troviamo, ai problemi per dover a tutti i costi risolverli o fare cose di questo genere. Come dice Gesù, l'abbandono è l'immagine di due torrenti che uno si scarica nell'altro. E una volta che c'è stato questo scaricamento, mi si passi il termine, salgono delle onde di acqua altissime che toccano il cielo. E la terra, con tutto ciò che è terra, viene assolutamente a svanire. Non c'è più. È uno stato profondamente interiore questo, no? Bisogna anche, come tante cose che riguardano non solo la vita nella divina volontà, ma la vita spirituale più in generale, la vita cristiana ancora più in generale, occorre vivere queste cose per comprenderle. L'abbandono è una delle cose più belle che possa esistere. Quando siamo abbandonati in Gesù, veramente, è una cosa molto semplice. Si fa un piccolo patto con Gesù, dice: guarda, io non penso più alle cose mie e a me. Io penso alle cose tue. E poi vedremo, no? Penso a fondermi nella divina volontà, penso a ripararti tutte quante le offese che ti fanno, a riequilibrare i disordini immensi causati nel mondo dall'umana volontà che ruba a Dio la gloria, che lo offende. E al resto ci pensi tu. Attenzione, questo non vuol dire, questi sono sempre argomenti delicati da intendere rettamente, no? Non vuol dire non occuparsi della propria santificazione né della propria vita interiore, né mettersi a braccia concerte, come dire, aspettando che nella scena del mondo tutto scorra in uno stato di nostra totale indifferenza, no? Assolutamente non è questo l'abbandono. Un'anima abbandonata è un'anima attivissima, pienamente responsabilizzata, sollecita in tutto il bene che può fare a pro del prossimo, sollecita nella propria personale santificazione, attiva, solerte. Ecco. E l'abbandono è uno stato interiore, non è un quietismo esteriore, una rinuncia all'azione, assolutamente. E io ogni tanto scendo un pochino in particolari perché concetti così delicati è fondamentale intenderli direttamente, non travisarli, perché la travisazione dei concetti delicati fa immediatamente varcare la soglia dell'errore e dell'eresia e causa grandissimi danni non solo alle anime che travisano, ma anche alla causa, diciamo così, della divina volontà, che ne trae evidentemente immenso danno quando in qualche forma, in qualche modo, viene travisata, no? dalle persone. Non bisogna travisare questi splendidi concetti di cielo. Quando ci abbandoniamo a Gesù succede questo qui. Che cosa succede? Vengono nemici, vengono occasioni di peccato, vengono pericoli, che vengano pure, avranno a che fare non con noi, ma con Gesù, avranno a che fare con me, dice, non con te, ed io risponderò per te. Qual è il segno che stiamo vivendo nell'abbandono? La quiete. Chi sta abbandonato in Gesù sta senza problemi, non perché non ci sono, ma perché non se ne preoccupa come se fossero sua, come dire, esclusiva competenza e suo imprescindibile e assolutamente indispensabile onere doverli a tutti i costi risolvere. No, abbandonarsi in Gesù significa riposo per l'anima, spiega lui stesso, e per me lavoro, lavora lui.
tante situazioni, tante persone, anche tante preoccupazioni si vedono, si percepiscono in giro riguardo tante cose, insomma, no? Problemi a volte piccoli, problemi grossi, problemi grossissimi, problemi politici, problemi climatici, problemi grossi, insomma, che attanagliano il mondo, problemi di chiesa, ecco. In molti si preoccupano, in molti si agitano, rinnovando gli atteggiamenti di Marta, no? E cominciano a affannarsi, a parlare, a scrivere o a operare disordinatamente, e con, come dire, la motivazione ovviamente manifesta ed esplicita, poi bisogna vedere molte volte cosa c'è dietro a livello inconsapevole, comunque per risolvere apparentemente i problemi. Ma quando i problemi si affrontano e si risolvono con questo spirito, si cerca di risolverli con questo spirito, non si risolvono, ma si complicano, perché ai problemi esistenti se ne aggiungono altri. E dovremmo imparare a dire qualche volta, più di qualche volta, ecco, una bella frase che ripeteva in continuazione Don Dolindo Ruotolo: Gesù, pensaci tu. Cioè, nel nostro piccolo non siamo solutori di nessun tipo di problema di nessun genere. Diamo il nostro piccolo apporto lì dove il Signore ci ha chiamato, piccolo o grande mondo che sia quello che abitiamo e quello che viviamo, dando il meglio di noi stessi, cercando di tendere in esso alla maggiore perfezione e santità possibile, dando nei limiti del possibile il nostro contributo a tutto ciò che è utile, sempre pronti, soprattutto quando il nostro contributo ci venisse in qualche modo richiesto, e pronti anche a rinunciare alle nostre ricette o alle nostre idee quando le circostanze o chi dovrebbe in qualche modo usufruirne si manifesta contrario o totalmente disinteressato. Allora ci pensa Gesù. Don Dolindo Ruotolo raccomandava, ripeti, Gesù, pensaci tu, perché lui ci pensa, ecco. E Gesù potrebbe dal canto suo rispondere: tu pensa a me, che a te e alle tue cose ci penso io. Ecco un pochino in sintesi che cos'è l'abbandono. Gesù dice: se l'anima è inquieta significa che non sta abbandonata in me, e l'inquietudine è la giusta pena. Lui dice inquietudine per chi non è abbandonata in lui, giusta pena per lei, perché fa a me un gran torto e a sé un gran danno. Io, ecco, invito me stesso e chi condividerà, insomma, chi ascolterà queste poche parole di meditazione, a far scendere molto profondamente non tanto le mie parole quanto le parole di Gesù. Questo tema dell'abbandono è un tema fondamentale, è uno dei segreti per veramente vivere nella quiete e nella pace, ed è quindi da approfondire. Quale deve essere l'oggetto della nostra occupazione principale, quindi dentro questo orizzonte, dentro questo contesto? Dice Gesù: tu non uscire mai dal mio volere, perché i più piccoli atti fatti nel mio volere restano scritti a caratteri incancellabili. Ricordiamo sempre il trittico: ogni cosa che si fa nella divina volontà ha valore eterno, immenso e infinito. Eterno, immenso e infinito. E ricordiamo anche la bellissima immagine che Gesù fa. Tu prendi la creta, liquefai l'oro. E l'oro è la divina volontà, il vaso di creta è l'anima, ma quando noi operiamo nella divina volontà, ci fondiamo nella divina volontà, facciamo un giro, facciamo un atto nella divina volontà, cosa succede? Che quell'oro si fonde, si liquefà e
riprende, come dire, la propria fattura, la propria fattezza dentro il vaso di Creta. Quindi è proprio la fusione dei nostri atti con quelli divini. E che cosa succede? Che attraverso questa fusione il divino artefice forma gli atti d'oro eterno. In modo tale che lui può dire: gli atti di quell'anima sono i miei perché sono fusi con la mia volontà. E l'anima al tempo stesso può dire: gli atti di Gesù sono i miei, perché con essi li ho fusi, li ho fatti miei. Questo è uno dei punti fondamentali, ecco. È iniziato da poco un nuovo ciclo di catechesi, tutto vertente sulla fusione nella divina volontà, che è un punto assolutamente fondamentale della vita nel divino volere. Quando poi Luisa si lamenta di essere inutile, attenzione, qui abbiamo anche un punto di confronto con i nostri parametri di utilità o inutilità, perché per noi l'utilità, specialmente in questi odierni tempi, il nostro concetto di utilità somiglia molto a quello economico, aziendale, di produttività. Quindi io sono utile se faccio concretamente qualche cosa di visibile, di percepibile, di concreto, d'accordo? Di tangibile, d'accordo? Per cui, tanto per fare una semplificazione, una persona che aiuta i poveri è certamente una persona utile. Un malato che sta dentro un letto, fa niente dalla mattina alla sera, è un peso per lo Stato, e forse sarebbe opportuno considerare la possibilità di dargli la chance di lasciare questo mondo in maniera indolore ed elegante, togliendo il disturbo, con le leggi che purtroppo in molte parti d'Europa e del mondo sono già leggi e continuano ad aggirarsi come spettri anche dalle nostre parti. Questo è quello che pensa l'uomo di oggi. Ma Dio non la pensa così, perché un malato cristiano che sta soffrendo in un letto di dolore, con tutto il rispetto ovviamente per chi si prodiga e agisce per i poveri, cosa comunque importantissima, ma è il bene che fa la Chiesa, non mi stupirei affatto se con gli occhi del cielo apparisse assai superiore di molti produttivi, diciamo così, che però in quella iperproduzione cercano se stessi, cercano anche una realizzazione, cercano un modo di sentirsi utili, importanti, tutte quante le motivazioni nascoste che ci si può portare nel cuore, per cui fermo restando il bene oggettivo di ciò che fanno, che comunque è bene e resta bene, ma da un punto di vista soggettivo e da un punto di vista di valore che quel bene ha agli occhi di Dio, siamo a livelli molto bassi. E invece un poveretto che sta dentro un letto d'ospedale, molto semplicemente dice: Signore mio, t'offro, non so parlare di nient'altro che questo, t'offro tutto, dammi la santa pazienza per portare con amore questi dolori, non so quello che ci farai, te li offro tutti, al bene della Chiesa, per la salvezza delle anime, per la pace nel mondo, per quello che vuoi, anzi, meglio ancora, per tutte le tue intenzioni. Ecco. Chi è che fa grandi cose tra un malato che vive in questo modo e un produttivo, diciamo così, secondo la nostra mentalità molto moderna sotto questo punto di vista, molto funzionale? Cosa ha fatto Luisa Piccarreta per tanti anni della sua vita? È stata a letto a perdere tempo, secondo una certa visione, una vita inutile, una vita sprecata. Che ha fatto Luisa Piccarreta nella vita terrena da un punto di vista? Non ha fatto niente, ha fatto qualche lavoretto di tombolo, d'accordo? Qualcuno di quelli l'ha fatto, sì. Quindi la storia terrena della serva di Dio Luisa Piccarreta lascia in questo mondo, ammesso che ci sia ancora in giro, qualche lavoretto di tombolo. Non c'ha figli, non ha fatto grandi cose, non ha fatto grandi opere. Ha scritto molto, certamente, sì, ma ha scritto molto appunto perché non c'aveva
secondo il nostro modo di pensare, niente da fare dalla mattina alla sera, e il nostro Signore l'ha aiutata per vivere, l'ha scelta per vivere nella divina volontà, per operare in essa, per imparare come si fa e quindi per trasmetterlo a noi. Ma questa è stata la vita terrena di questa donna. Ma io faccio questo esempio, immaginiamo chi la guarda con occhio moderno e con immagine produttiva. Anche in certi ambienti di chiesa c'è disgraziatamente questa tendenza, ecco, non sempre consapevole, di considerare opportuno, buono e utile quello che fa qualcosa, quello che cambia qualcosa, quello che produce qualcosa, i nostri grandi progetti, le nostre grandi iniziative, eccetera, eccetera, no? In Dio non funziona così. Gesù dice: solo il fonderti in me tutti i giorni e parecchie volte al giorno, quindi fare bene gli atti di fusione, serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni. Ma pensa un po', fatto da una persona sola, equilibrare le riparazioni di tutto e di tutti, equilibrare da parte di tutte le creature la gloria del Padre. Opera più grande di questa, a mio parere, io ho qualche dubbio che esista. E per fare questo non c'è bisogno di essere iperproduttivi. Nessuno deve pensare alla mia vita non serve a niente, perché Gesù potrebbe rispondere: il pro della tua vita lo so io, ne spetta a te investigarlo. Cioè la domanda a che serve la mia vita, ma io che campo a fa, non bisogna farla in questi termini. Cioè, è una domanda che bisogna farsi quando una persona che ha bisogno ancora di convertirsi cerca il senso della vita, questo certamente che... Ma quella domanda vagamente depressa, no? Ecco, ma io che campo fa, povero... Ma può darsi che il nostro Signore di te abbia proprio bisogno che tu viva e che accetti quella sofferenza di una vita apparentemente inutile che gliela offri. Quando sarai morto capirai perché il Signore ti ha chiesto a te quella cosa lì e quanto buon frutto ha ricavato da quella situazione, come dire, di umana frustrazione, a patto che tu la santifichi, però. Non che la trascini come un peso insopportabile, come una fonte di lamento e di depressione continua davanti all'Altissimo. Quindi domande di questo genere non vanno fatte. Non esistono vite inutili. Qualunque sia la condizione di vita di qualunque persona, ci sono due cose nell'offerta delle nostre sofferenze: la preghiera, e per chi vive nella divina volontà, l'operare nel divin volere, il fondersi e fare gli atti, che si può fare sempre, dovunque e comunque. E o noi cambiamo mentalità e comprendiamo che queste sono le cose veramente grandi e importanti agli occhi di Dio. Agli occhi di Dio non è importante che uno sia il Papa o l'ultimo derelitto del pianeta Terra. Sotto questo punto di vista, o il Presidente degli Stati Uniti, o l'ultima persona, quello che si fa è del tutto, come dire, accidentale, accessorio. A Gesù importa che se ti chiama a fare il Papa, tu ti fai il Papa. Se ti chiamo a far presidente degli Stati Uniti, tu fai presidente degli Stati Uniti. Se ti chiamo ad essere l'ultimo derelitto del pianeta Terra, vada a fare l'ultimo derelitto del pianeta Terra. Ma davanti a Dio non ci sarà nessuna differenza tra l'ultimo derelitto della Terra, il presidente degli Stati Uniti e il Papa, purché abbiano fatto ciascuno bene quello che Dio voleva che si facesse. Perché se Dio vuole che tu fai il Papa, fai il Papa, e se vuole che fai l'ultimo derelitto della Terra, fai l'ultimo derelitto della Terra, senza lamentarti, senza chiedere perché. Così come non devi chiedere perché chi viene eletto dal Signore a compiti tanto grandi e tanto delicati, ma tutti devono semplicemente cercare di fare del proprio meglio lì dove Dio li ha posti, non desiderando, ecco, o non stando sempre a alimentare le umane frustrazioni altro da quello che il Signore ti mette davanti. Questo è un altro grande segreto del vivere nel divin volere, e questo fa parte anche in senso esteso del grande atto dell'abbandono che ha caratterizzato in larga parte l'odierna meditazione.
Anche oggi, Santa Vergine Maria, Gesù ci ha nutrito con cibo molto solido, di grandi grazie, di grandi rivelazioni che ci ha trasmesso, ci ha ricordato. Tu sei l'immagine proprio perfetta dell'abbandono totale che hai vissuto ininterrottamente. Veramente, non soltanto la creta che ha contenuto l'oro da fondersi, ma la creta che è stata sempre morbidissima per essere plasmata, rilavorata dal Signore così come voleva. Sempre duttile, pronta a cambiare orizzonti di vita, a cambiare abitudini, a cambiare stili, a cambiare prospettive, mano a mano che il nostro Signore ti faceva comprendere quello che aveva in serbo per te e in momenti differenti della tua esistenza. Diverso era il tempo in cui fosti al Tempio, diverso quello in cui fosti a Nazareth, diverso quello in cui andasti in Egitto e ai piedi della croce dopo che Gesù è sceso al cielo, ecco, ma sempre completamente abbandonata nei divini voleri. Concedi anche a noi, o Madre benedetta, di vivere così. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per proteggerti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti e per perdonarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.